Io adoro il fluid perché è qualcosa che mi fa veramente rientrare in contatto con il mio corpo, e questo fatto di rientrare in contatto con il corpo è proprio, diciamo, la mia meta finale di now, perché noi stiamo concentrandoci sul viaggio e non sulla meta, ok? Perché è bello muoverci ogni giorno, è bello sentire i muscoli che ci rispondono, le articolazioni che cominciano a sentirsi oliati, no? E caldi. Ok, così cominciamo semplicemente a scendere sul nostro tappetino, bello, bello tranquillo, giù, 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 provando di schiacciare tutto a terra, ok? Proprio le nostre scapole, le nostre braccia, ok? I bracci vanno su, vanno su, vanno su sopra di noi e allunga, 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 allunga e relax. Ancora, di nuovo. Bello inspiro, allungo, allungo, allungo e relax. Ancora uno, allungo, allungo, allungo e relax, porto le braccia giù, mi metto i piedi sotto di me e comincio a tirare sui fianchi, su e scendo giù, ancora di nuovo su e scendo giù, come se stessi provando a srotolare la schiena, e su e scendo giù, e ultima, andiamo su, a questo punto intrecciamo le braccia sotto di noi, tirando le scapole uno contro l'altra, proprio sentire un bellissimo risveglio muscolare e scendo giù, porto le ginocchia verso il petto, sì, ginocchio verso il petto, ancora e mi stendo, braccia sotto la testa di nuovo, stiro, 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 raccolgo, raccolgo, raccolgo e stiro, stiro, stiro. Raccolgo, bello tranquilli ragazzi, perché questo è soft e vogliamo rientrare proprio in contatto con il nostro corpo. Eccellente anche come riscaldamento per altri allenamenti. Quando ti dico riscaldati prima, ecco, metti un bel preferito su questo video, ok? Adesso prendiamo il lato esterno dei nostri piedi e cominciamo a dondolare destra e sinistra. Si chiama Happy Baby, no? Bambino felice. E come i bambini che giocano nella culla, ok? Ah, che bello, ancora 4 e 3 e 2. Vado a stendere le gambe, stendo, 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 stendo e piego. Inspiro di nuovo, stendo, stendo, stendo e piego. Ancora uno, siamo pronti? Stendo, stendo, stendo e piego. Porti le braccia dietro le ginocchia e veniamo su. Scivola un po' indietro, ok, di nuovo, allunghiamo la schiena su, 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 su con le spalle e scendo con le spalle, come se stessi provando di toccare il soffitto e scendo con le spalle e toccare il soffitto e scendo con le spalle e toccare il soffitto e giri dietro di me, piano, 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 e giri dietro di me e prendi l'acqua e le porti indietro e prendi l'acqua e porti indietro, ancora, 4, ancora, 3, ancora, 2, e ancora, 1, eccoci qua, pieghiamo le gambe, ok? Proprio piede contro piede, aiutiamole anche a comunque semplicemente riscaldarsi, aprirsi, ok? Ancora 4, scendi poco poco in avanti. Ancora 4, ancora 3, ancora 2, ripiego le gambe, porto le gambe dietro di me, ok? In ginocchio, con le mani perfettamente sotto la mia spalle, divaricando le dita proprio per sentire in contatto con la terra, ok? Curvo su, espiro e guardo su. Tiro su. Guarda su, provate anche di non aprire la bocca, provate di inspirare e espirare con il naso, ok? E su, ancora uno, e su. A questo punto curvo i piedi dietro di me e spingo giù. Adesso a questo punto è proprio un pedalamento con i nostri taloni, ok? Non dovete esagerare, giù, 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 proprio riscaldarci. Ok, la cosa che mi piace di fluide è un dialogo tra me e il mio corpo,
non c'è giusto, non c'è sbagliato, perché come un dialogo, come ti va oggi? E lui ti risponderà, dice guarda, sono non so, c'ho un cricamento qua, sono tesa di là, e tu lo ascolti, ok, torno indietro, rimango qua, allungo le spalle, si allontanano dalle orecchie, allungo la colonna vertebrale, adesso guarda, cominciamo a camminare piano piano dietro. Se non riuscite a tenere le gambe tese, lasciate un piccolo piegamento nelle gambe, ma se potete stendetevi completamente, camminiamo in avanti, ok, qua, e spingo indietro, di nuovo allontano le spalle dalle orecchie, grandi sorrisi, e poi cammino indietro, vai e allungo. Oh, hai sentito quanto sta diventando dolce e divertente questo fluid? Proprio un bel fluid per riscaldarci oggi. Di nuovo, down looking dog. Oh, piega le ginocchia. A questo punto allargo braccio sinistro, passo sotto. Ok, porta queste spalle sopra e indietro per sentire una torsione sulla spalla. E inspiro, torno su. Braccio destro e passo sotto. Oh, scusate le spalle, se sentite la schiena che si scrocchia, è solo che positivo, perché vuol dire che la tua schiena si sta risvegliando. Di nuovo su e passo sotto, bello respiro, aiutandoci a trovare la nostra assetto per la giornata di riscaldamento. Vado e torno giù, giù, ok, e di nuovo mettiamo le braccia sotto di noi, curva i piedi sotto di noi, pedalo con i piedi di nuovo, destra-sinistra, destra-sinistra, destra-sinistra. Adesso veniamo in avanti, in plancia. Ok, adesso cominciamo a scendere in 8 tempi. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ti appoggi a terra. Vai su poco poco, senza esagerare con gli occhi. Ok, gli occhi devono essere rilassati, i gomiti sono chiusi. Scendo giù, curvo i piedi sotto di me, torno indietro. Ok, adesso prendiamo la gamba destra che si solleva, abbassi il fianco, il piede a martello, ok? Porto la gamba in avanti al di fuori del braccio destro, al di fuori. Adesso, senti l'allungamento nelle anche, ok? Inspira. Espiro e porti giù l'anca. Senti l'allungamento proprio sulla parte anteriore della coscia. Ancora 4, ancora 3, ancora 2. Torna indietro. Down looking dog. Ok, porta i bicipiti in avanti, i tricipiti verso i piedi, interno cosce. Ok, alza la gamba sinistra. Piedi al martello. Provi di tenere i sci anche che sono parallele. Non è necessario andare in altezza quanto di sentire l'allungamento. E porto le gambe in avanti al di fuori del braccio sinistro, ok? Attenzione che il ginocchio segue sempre il punto dei piedi, ok? Sempre il punto dei piedi, non fare strani movimenti con il vostro ginocchio. Porto queste anche in avanti, sente l'allungamento, tutto bello tranquillo, ok? Ci siamo, torniamo indietro. Downward looking dog, ok? Avvicini i piedi, 1 e 2. A questo punto prendo questo braccio e tocco l'altra gamba, allungamento. Espiri di nuovo qua. Prendo questo braccio, tocco l'altra gamba, mi tiro, mi sto proprio portando una trazione su questa spalla per sentire l'allungamento sia sulla gamba che sulla schiena. Di nuovo su, vado e tiro. Che bello risvegliare il corpo, è vero? Ancora. Di nuovo su, vado e tiro. E centrale, di nuovo porto le gambe indietro, plancia e scendiamo. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Se è necessario di scendere prima di me, fallo pure. Mini cobra, come ti chiusi, guardi di fronte a me senza esagerare con gli occhi, ok? Adesso andiamo, ricordiamo i piedi, torniamo indietro. Ok, adesso portiamo la gamba destra su. La gamba destra si arriva fino al petto.
Tengo gli addominali tesi, sto allontanando, spingendo lontano la terra da me, non ti accasciare, allontani da te, pensi di altezza, di addominale, porta la gamba in avanti, questo è il punto, salgo, trovo il mio equilibrio, ok? E porta il bacino leggermente curvo in avanti, ok? Poco a poco curvo in avanti, ci siamo, ok? A questo punto scendo, inspiro ed espiro, inspiro ed espiro. Ancora due volte, uno, and su, due, and su, qua scendiamo giù, a questo punto mi allungo, oh, buongiorno gambe, buongiorno anche, buongiorno tutta nostra muscolatura, quanto è bello. Io, scusate, ma sono fissata del dialogo tra corpo, ok, e l'anima, perché quando ti cominci a sentire tutto quello che ti risponde diventa veramente soddisfacente. Torniamo indietro. Downward looking dog. Sì, sì, sì. Respiro. Vengo avanti. Scendiamo in otto conti. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e appoggio. Mini cobra. Non esagerare con lo sguardo. Adesso rimango qua. Do una spinta fluida che mi fa tornare indietro, rilasso le spalle si allontanano dalle orecchie, stendo la gamba sinistra, lo porto in avanti al petto, sollevo allontanando da me la terra lontano da me, tengo altezza, tengo potenza, porto la gamba in avanti, vengo su, trovate il vostro equilibrio. Ok, equilibrio, tranquillità, piego poco poco la gamba, ok, e scendiamo, uno, espiro, inspiro, espiro, sì, è riposante, è vero che stai lavorando, ma a me piace più perché la trovo anche riposante, ancora inspiro, espiro, e scendiamo giù, andiamo a fare un bel allungamento, va, bello allungamento. Ancora 4, ancora 3, ancora 2 e 1, portiamo la gamba indietro, inspiro e scendiamo giù, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e appoggio, mini cobra, sto qua, piego le gambe e torno indietro, ok, qui, i bicipiti si girano avanti, i tricipiti si girano indietro, allungo i talloni verso basso, il coccige si sta provando a diventare il punto di questa montagna che è il mio corpo tra le mani e tra i piedi. Immagini di essere un V a rovescio perfetto, una montagna. Alzi il braccio sinistro e aggrappati su la gamba destra. Allungo, 4 e 3 e 2. Cambiamo. Ancora, cambiamo, proprio dall'altra parte, oh, 4 e 3 e 2 e tornate indietro con le mani, se le gambe possono rimanere dritte, rimangono dritte, se non ce la fate piegate le gambe poco a poco, adesso mette un gomito sopra l'altra, mano sopra il gomito e lascia proprio tutto, le braccia e la schiena a sciogliersi, ok? Piego le gambe e salgo, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Io spero che vi siate sentiti risvegliati, non so, allungati e riscaldati, così avete la possibilità di continuare il vostro allenamento alla grande qui su Now. Ti aspetto al prossimo allenamento insieme. Complimenti perché avete fatto un bel signor allenamento tutti insieme e continuate così. Voglio sapere sempre le vostre sensazioni, come sta andando. Scattatevi quelle foto prima e dopo, così anche voi potete vedere come il vostro corpo sta rimodellando, cambiando e diventando il massimo espressione di te. Ti aspetto con il prossimo allenamento su Now. Ciao da Gino.